Ok. Buongiorno a tutti. Oggi ascolteremo e vedremo, insomma, la tesi di Giuseppe Miccoli, che ha effettuato uno studio molto approfondito sugli origami, sulla teoria degli origami, quindi su come le superfici attraverso il piegamento possono, diciamo, variare le proprie caratteristiche nello spazio, attraverso quindi il movimento orientato attraverso le superfici. Quindi vediamo prima diciamo, la tesi per avere un quadro generale, o Sì, no, prima. facciamo prima la tesi, magari vi faccio vedere un po' due cose. Ok, vabbè, il programma di oggi sarà l'introduzione, vedremo la tesi di Giuseppe, poi insieme ripercorremo l'algoritmo che sta alla base del suo progetto, e poi faremo, in base al tempo che abbiamo a disposizione, faremo magari un altro paio di esercitazioni per rinfrescare quello che abbiamo fatto ieri e Sì, va bene, sì, va bene, sì. per vedere altre componenti, insomma, del programma. E poi la metà, minimo, diciamo, la metà della giornata la dedicheremo a capire come entreremo nello specifico, appunto, della prototipazione interattiva. Nel senso, quindi vedremo come Grasshopper interagisce con il microcontrollore Arduino attraverso Firefly, e vedremo i concetti base del sensing, quindi di come diciamo, i dati che vengono dall'esterno vengono recepiti dal computer attraverso impulsi elettrici, e poi come questa ricezione di dati si trasforma in attuazione fisica attraverso l'utilizzo dei motori. E quindi vediamo come funziona, com'è possibile creare un piccolo prototipo interattivo utilizzando quindi questi strumenti. Vedremo diciamo, il prototipo semplice che ho costruito io nelle ultime 2 settimane, e cercheremo di farlo funzionare insieme. Quindi imposteremo insieme la scheda diciamo, elettronica, e vedremo insieme come funzionano, appunto, queste applicazioni. Ok, detto ciò, vediamo la tesi di Giuseppe, che ce la spiegherà, e poi entreremo nel merito del suo progetto con Grasshopper. Qual era? Ah, questo qua. Sì. Ah, mi sa che l'avevo già aperto. Allora, funziona se parlo qui? Perfetto. Io magari mi toglierei. Allora, ciao a tutti. Non so, vabbè, sono Giuseppe Miccoli. Niente, praticamente vi parlo un po' del progetto che ho fatto tra l'Università di Bari, tra il Politecnico di Bari e la Vrije Universiteit a Bruxelles, dove mi sono occupato nello specifico di questi involucri adattivi, quindi di queste superfici che variando la loro configurazione permettessero di oscurare o meno delle superfici vetrate. In particolar modo io mi sono occupato dei curved folding, che sono questi che vedete in immagine, in figura, che sono una sottospecie di origami, e ora vi do un attimo un paio di definizioni così capiamo meglio. Innanzitutto il contesto in cui mi sono mosso per la tesi, quindi era la possibilità di utilizzare queste superfici opache che si potessero richiudere e si configurassero come degli oscuranti per edifici vetrati principalmente. Ovviamente è una tecnologia che è già stata utilizzata precedentemente, e qui infatti vi riporto alcuni esempi. I primi due magari sono un po' più famosi, il primo di Foster è il progetto della Città della Giustizia a Madrid, che non è ancora stato realizzato, e il secondo, vabbè, è Jean Nouvel all'Institut du Monde Arabe a Parigi.
dove ci sono questa sottospecie di obiettivi che si possono aprire e richiudere. Vabbè, questo è, diciamo che è il progetto pioniere, perché è stato il primo del 1987. Vabbè, l'ultimo invece è un progetto in Austria, un po' meno rilevante come architettura. Allora, vi do un attimo un paio di definizioni. Gli origami li conosciamo più o meno tutti, fanno parte della tradizione giapponese e consistono nella conformazione di una struttura tridimensionale a partire da una superficie bidimensionale. Quindi ovviamente la loro tradizione ha le sue radici nell'arte principalmente, però poi la loro applicazione, soprattutto in tempi più recenti, è stata trasferita quindi dal campo artistico a quello architettonico. Per quel che riguarda invece i curved line folding, questi sono dei veri e propri origami, quindi fanno parte della categoria degli origami. La differenza principale è che anziché piegarsi lungo una linea dritta, questa linea dritta diventa una linea curva. E potete immaginare benissimo che controllare una superficie che si piega lungo una linea curva è molto più complesso rispetto a controllarne una che si piega lungo una linea dritta. Quindi ovviamente è necessario anche uno studio geometrico alla base per poter poi controllare il comportamento di una struttura simile. Qui vi porto un paio di esempi per farvi capire che gli origami magari non sono l'aeroplanino di carta che abbiamo fatto tutti alla scuola elementare, ma ci sono delle teorie, dei software appositi che ci permettono la creazione di delle più svariate forme, dal tetrapod, che è questa configurazione con quattro gambe, o non so, una teiera, o anche degli animali. Queste sono tutte opere di Tomohiro Tachi, che è un professore dell'Università di Tokyo e di quello che si interessa, uno dei maggiori esponenti di questa ricerca, sia dal punto di vista artistico che da quello architettonico. Se andate sul suo sito potete anche scaricare dei software che si chiamano Freeform Origami, in cui voi potete vedere come una superficie si può piegare, quindi dietro c'è tutta la teoria geometrica, ovviamente, che consente di raggiungere determinati risultati. Per quel che riguarda invece i curved line folding, la tradizione è molto molto più recente. In particolar modo il professor Joseph Albers presso la Bauhaus utilizzava questi strumenti per determinare come la materia andasse a incidere poi sulla configurazione finale di un oggetto. Quindi lui diceva: se io ho un materiale di plastica o piuttosto che di carta, nel modo in cui lo piego sarà differente, anche se utilizzo una stessa curva. Quindi la sua indagine era più da un punto di vista formale, compositivo, però ovviamente è stato il primo ad utilizzare curved line folding. E poi ci sono, vabbè, David Hoffman, che è un informatico e quindi ha studiato tutta la teoria geometrica dietro la trasformazione dei curved line folding, e poi vabbè Ronald Resch, che è un artista principalmente, le sue opere sono esposte anche a New York al MoMA, quindi insomma. Vi do giusto un paio di definizioni matematiche perché possono essere utili e ci aiuteranno anche dopo nell'esercitazione. Allora, un origami può avere ovviamente delle caratteristiche. La prima, che inserisco in alto a sinistra, è la flat foldability, e vuol dire che la nostra superficie, una volta ripiegata, ritorna ad essere completamente piatta. Quindi in questo caso, una volta ripiegata, la superficie è tornata piatta. In questo caso questo origami è flat foldable. Poi sviluppabilità. Una superficie tridimensionale che noi osserviamo può essere anche fatta di superfici piane, però non è detto che questa superficie possa essere ottenuta a partire da un foglio piatto. Quindi in questo caso la sviluppabilità ci dice che a partire da una superficie piana bidimensionale possiamo arrivare poi ad una struttura tridimensionale con delle trasformazioni geometriche. La rigidità invece ci descrive il comportamento delle singole superfici. Se le singole superfici durante tutta la fase di trasformazione rimangono inalterate, e quindi noi abbiamo solamente delle rotazioni, traslazioni a livello del vertice o degli spigoli,
In quel caso noi possiamo parlare di rigidità dell'origami. Ovviamente voi potete immaginare che se sto facendo una superficie architettonica è importante questo, perché mi dice quale materiale posso utilizzare e quale non posso utilizzare. Quindi se il mio origami è rigido potrò utilizzare dei pannelli di legno e delle cerniere semplici, come una porta, quello è un origami, c'è un pannello di legno e poi le cerniere agli spigoli. Infine i gradi di libertà. Voi avete fatto ovviamente un po', immagino, un po' di statica, un po' di roba del genere all'università e ovviamente ci interessa che il numero di gradi di libertà sia il più basso possibile, perché se il numero di gradi di libertà è basso io posso controllare l'intero movimento a partire da un solo attuatore. Quindi con un solo attuatore, inserendo delle cerniere, comunque dei vincoli, posso poi attivare l'intero sistema. Allora, qui vi descrivo già un attimo la mia ricerca. La mia ricerca parte da una fase di brainstorming in cui io produco il maggior quantitativo possibile di modellini in carta. Ovviamente questa è una fase molto sperimentale in cui io ho cercato di indagare il più alto numero possibile di configurazioni spaziali per poi scegliere quella che fosse più adatta al mio scopo, che era quello comunque di una superficie oscurante. Quindi mi interessava che fosse richiudibile, che la configurazione richiudibile mi producesse un quantitativo d'ombra ridotto e così via. Una volta determinate poi tutte le individuate tutti i modelli che avevo prodotto, ho fatto una classificazione. Questa classificazione vi dimostra come in realtà gli origami e curved folding fanno parte poi della stessa famiglia, perché in realtà una linea retta è nient'altro che una curva a curvatura zero. Quindi ovviamente parliamo della stessa cosa. Questa classificazione poi è fatta in base al tipo di curvatura, al tipo di curva concava, convessa, alla complessità della curva e d'altro canto in base al quantitativo di numero di curve che aumenta in questa direzione. Quindi abbiamo un'unica curva, due curve, più curve disposte poi secondo un determinato ordine geometrico, che può essere la ripetizione, la riflessione e così via, tutte le trasformazioni geometriche che possiamo immaginare. Alla fine lo schema che ho definito è questo finale, in cui io ho delle forme regolari, quindi triangolo, quadrato, pentagono e così via, e delle curve che si riflesse secondo una riflessione centrale. E questo ovviamente era uno schema abbastanza semplice, perché poi mi permetteva anche la parametrizzazione del modello, perché potevo aumentare il numero di lati, il tipo di curve e così via. Ora lo vedremo nello specifico. Dopodiché ovviamente il passaggio fondamentale è quello di inserire il mio modello nel software. Ovviamente è impossibile riprodurre in Grasshopper una superficie curva che si piega, quindi il passaggio è quello di discretizzare il modello. La curva diventa una polilinea e ogni singola porzione dell'origami è uno schema base che si può ripiegare. Quindi io ho prima discretizzato in questo modo abbastanza semplice la forma più semplice possibile, che era basata sul triangolo, ho estrapolato una parte del modello, che poi è quella che si ripete ovviamente essendo la figura basata sulla riflessione centrale, ed ho prodotto la movimentazione di questa configurazione. Una volta individuata poi la movimentazione dell'elemento base, questa si può inserire all'interno dello schema complessivo del modello, quindi ripetere lo stesso pattern per ogni superficie all'interno dello schema. Ed ho quindi prodotto il mio script, in cui ho come variabili inserite il raggio della circonferenza circoscritta alla forma regolare, il numero di lati che mi determina poi la forma dell'elemento, il tipo di curva, che può essere un arco, una parabola, un'iperbole, a seconda della formula matematica che si inserisce in Grasshopper, il numero di mesh. Ovviamente potete immaginare che più suddivido la curva in porzioni piccole,
più la polilinea si approssima meglio alla curva iniziale. E quindi ovviamente inserendo un alto numero di mesh ho una superficie che mi sembra davvero un curve folding, in realtà è un origami classico perché le linee di piegatura sono rette. Ed infine la rotazione, perché ovviamente ruotando un solo angolo, perché io poi alla fine questo elemento l'ho costruito con un solo grado di libertà, quindi determinando la rotazione tra due singole superfici, tutto l'elemento si richiude automaticamente. E quindi qui vedete la configurazione variabile variando quest'angolo. Dopodiché, una volta costruito il modello, mi è venuto il dubbio su come si potesse realizzare. Allora, inizialmente ho pensato di poter fare un rigid origami. Questo è, ora ve lo faccio vedere proprio il modello perché l'ho portato. Non so se magari volete passare. Questo modello è fatto con delle superfici in compensato attaccate sui due lati di un tessuto semplicissimo, tagliate col laser. E ovviamente poi bisogna calcolare l'offset che c'è tra una linea e l'altra, perché ovviamente c'è ovviamente qui una relazione matematica, quello è più brutto, questo qua forse è meglio. C'è ovviamente una relazione matematica che poi vi ho riportato su, che mi dice qual è la distanza che ci deve essere tra un lato e l'altro, perché potete immaginare che due superfici, se sono attaccate, possono piegarsi in un modo e non nel lato opposto, quindi ad esempio quel modello si può piegare solo in una direzione, non al contrario. Ovviamente poi riportare quel modello ad una scala architettonica diventava troppo impegnativo perché il peso di questi pannelli in legno diventava eccessivo, poi per il modello reale doveva essere approssimativamente di un metro e mezzo di lato e il controllo diventava troppo delicato, anche perché considerate che qual è un'approssimazione in cui gli spigoli sono i vincoli tra le superfici sono creati dal tessuto. Nella realtà questi vincoli devono essere creati da delle cerniere come nelle porte e quindi diventava troppo difficile il controllo. Quindi abbiamo pensato di cambiare completamente il modello e siamo passati a un modello in tessuto, che poi è il prototipo finale che abbiamo definito. E in questo caso ovviamente però poi si passa da un modello rigido a uno deformabile, quindi l'ispirazione è quella proprio delle vele all'interno delle quali noi abbiamo il tessuto e poi ci sono dei binari che ne regolano la deformazione e sono fatti in materiali polimerici deformabili. Quindi praticamente ci sono, questi ovviamente poi di modelli ne ho fatti un sacco, questo è un altro in cui c'è, cucito a mano da me tra l'altro, potete immaginare, e quindi ci sta il tessuto che mi delinea la forma generale, poi questi binari all'interno del quale ho inserito questo materiale polimerico deformabile, quindi non so se volete passare anche questo. Beh, lì ho inserito anche quegli elementi verticali che poi in realtà non sono più necessari, però insomma vi faccio vedere un po' tutto così capite anche il processo di ricerca. Quindi una volta deciso qual era il materiale più adatto per l'elemento, abbiamo anche pensato di capire come si potesse attivare. Essendo una configurazione a un grado di libertà, come vi dicevo prima, bastava un solo attuatore. Noi abbiamo pensato o alla rotazione o alla traslazione verticale come possibilità di movimentazione. In questo modellino che vedete all'inizio c'è l'elemento centrale che ruota e richiama i vertici dell'elemento a sé, quindi è basato sul principio della rotazione. Nel secondo invece c'è semplicemente lo spostamento verticale, perché ovviamente potete immaginare che la superficie da piatta inizia ad avere poi un certo ingombro tridimensionale e quindi con l'attivazione centrale mi consente di muovere tutto l'elemento.
Alla fine poi vabbè, abbiamo deciso di muoverci sulla traslazione verticale, qui ho definito un attimo anche i dettagli costruttivi, pressoché, mi spiace c'è un modello quello finale che era un po' il più completo, ne ho un'approssimazione qui, non so se lo vogliamo vedere, no, non è quella, e questa qui va anche montata, però vabbè quello finale insomma non ce l'ho, però giusto per farvi capire, mantieni questo. Insomma questo qua va così, qui ci sono dei binari che sono niente più niente meno che i binari dei cassetti per capirci e poi si muove in questo modo, vabbè, va montato, insomma comunque è questo, me lo poggio qui, poi dopo magari lo montiamo insieme ora se abbiamo un po' più di tempo. E niente, quindi dopodiché siamo passati, poi vabbè io sono tornato, questa è la fase di ricerca che avevo fatto in Belgio, poi abbiamo fatto un vero e proprio progetto in cui inserivo questo elemento triangolare in un edificio a pianta circolare, così giusto per riprendere il tema della circonferenza. E questo è Bari in zona Japigia, sarebbe un edificio per uffici, e, vabbè qui possiamo anche sorvolare vabbè, sulle tematiche della riproposizione del triangolo come elemento caratterizzante la superficie, perché poi vabbè ci sono anche delle limitazioni. Io avevo scelto un triangolo equilatero e un triangolo equilatero poi non mi può approssimare qualsiasi superficie poligonale o qualsiasi superficie a doppia curvatura, ma le rotazioni sono limitate tra i singoli vertici, quindi ovviamente ho optato alla fine per questa forma circolare e così via, insomma, vabbè, questo è il progetto, vi faccio vedere due render. Infine poi, vabbè, vi ho inserito, poi questa era la fase un po' più iniziale del progetto, in cui io ancora stavo sperimentando gli origami, e ho pensato di fare questa come esercitazione, che magari è un po' più semplice da realizzare, però vi dà comunque l'idea del funzionamento di questi elementi. Questa superficie che vedete qui si chiama Miura Ori Pattern, dal giapponese che l'ha ideata per primo, che si chiama Koryo Miura, e che l'ha anche realizzata per questo elemento di raccolta di energia solare nello spazio richiudibile. Qui lo vedete in configurazione aperta, ma poi si può richiudere e quindi ha fatto questo progetto. E niente, di questa superficie le caratteristiche fondamentali sono il fatto che sia a un grado di libertà, ovviamente, e quindi ci consente di studiare in modo semplice, che sia sviluppabile, e quindi si può partire da una superficie piana, e che sia flat foldable, e quindi si può poi richiudere completamente. Ovviamente poi questo è solo una parte di tutta la superficie, immaginatela ripetuta più volte, e invece questo qui è l'elemento singolo che sarebbe uno di questi, insomma, che poi si ripete, specchiato, ruotato. Non so se volete passarvi anche questo, giusto per giocare un po'. E niente, questo insomma è il lavoro che ho fatto. Ora, non so, magari vogliamo fare l'esercitazione, vogliamo... avete domande, non so. Niente, sì. Ovviamente io ho tentato di sintetizzare il più possibile, poi potete immaginare che c'erano altre cose dietro. A posto. Okay. E come ci muoviamo adesso? Adesso possiamo... vabbè, innanzitutto apprezzare il lavoro che hai fatto, perché comunque... Cioè, non è difficile, poi quando non ci sono, che ne so, all'interno dell'università delle strutture che ti permettono di dedicarti a studiare questo genere di temi, ti viene da cercare, quindi Giuseppe ha cercato... sfida, perché potete immaginare che al Politecnico di Bari, poi quando ho presentato anche la tesi, forse ero così esperti da seguire. Sperimentare. Infatti poi come diceva lui, nel senso lui in Belgio ha approfondito queste tematiche partendo da alcune basi geometriche legate all'origami eccetera, poi quando appunto il progetto stava senza dubbio raggiunto i livelli
ottimali proprio di approfondimento, eccetera. Però quando stava per lì per decollare e essere diciamo, portato a compimento, a definizione, in quella che sarebbe stata la più diciamo, logica conclusione, quindi legare questa sperimentazione che nasce da una matrice geometrica e portarla a una tecnologica, approfondendo le tematiche più legate al dettaglio o al movimento, quindi magari alla diciamo, interazione con questo progetto, con Arduino, con qualsiasi altra diciamo metodo di prototipazione. Ovviamente poi diciamo l'università, che magari spesso è legata più a diciamo al progetto inteso in maniera diciamo classica, l'ha ricondotto capito a quella che è la progettazione, quindi devo fare per forza questo progetto, per carità, c'è cioè sempre un esercizio un buono, però magari si va a spingere il dettaglio dell'elemento un po' più in là, invece ho dovuto comunque fare il progetto. Però sì, no, comunque alla fine il risultato è sì, è bellissimo, anzi cioè è fonte di ispirazione sicuramente per chi inizia a intraprendere uno studio del genere. Poi si può anche approfondire di più, infatti in realtà lì in Belgio continuo a lavorare su questi temi, spero di collaborare un altro po' magari, certo, per portarlo un attimo a un livello un po' più definito. Comunque la spettronica sono tipo delle lampade, tipo ad origami, e quando tu ti avvicini, quando ci colorate, sì, quando ti avvicini non si muovono, si respirano, sì. Okay. Sì, poi ce ne sono un sacco. Ce ne sono tante di realizzazioni sul tema artistico di più, a livello architettonico un po' di meno, però ci sono dei centri che studiano questi elementi, in particolare sì, vabbè, a Tokyo, all'MIT e a Stoccarda, dove sei stato tu, anche lì c'è un buon centro dove fanno queste cose. Sì, ci sta l'ILEC, esatto, di Sobek, poi anche la Università di Stoccarda è dotata comunque di laboratori, attrezzature che sono davvero sì, interessanti. Quindi vabbè, fatto questo, cioè io direi di ripercorrere almeno diciamo la parte iniziale, quello del Miuri, come si chiama? Si chiama Miuri Pattern, e vedere come poi nello specifico si è sviluppato, si può diciamo sviluppare un algoritmo base per l'origami, diciamo. Vediamo da sopra. Quindi magari facciamo questa esercitazione, te lo posso. Sì, oggi sì, ci invertiamo. Sì. Questa, ok, ci invertiamo. Senti, oggi sono le 10:30. Sì. Io forse farei anche in questo caso l'origami già viaggia, diciamo. Io farei anche in questo caso una pre-esercitazione, però analogica, nel senso gli diamo un foglio. Quello faccio anche io, sì. E prima di passare diciamo all'algoritmo quello suo, sulla base di questo di questo prototipo piccolo plastico, cercare di sviluppare, diciamo, disegnando proprio l'algoritmo, i componenti, quello che può essere, come si può diciamo strutturare questo algoritmo. Quindi partendo da un rettangolo, cioè quali sono le fasi che poi saranno tracciabili? Insieme, io sono bozzata, però no, mentre vediamo se anche loro hanno delle idee. Poi magari nel senso una via che intraprendono loro forse è la più interessante. Infatti, la possiamo fare insieme, sì, certo. Ci avete capito quello? Magari vi faccio vedere come si fa questo origami, se no non fa neanche a me. Beh, l'origami si può passare per qua. Scegli una penna, più avanti. Perché poi faremo la stessa cosa con la finta.
piccolo prototipo. Ah, vabbè, ce l'hai bene. Quindi diciamo la base è quello di un rettangolo. No, però forse è meglio se vi dico come si fa, non penso che ci arrivi. Vabbè, no, uno. No, questo qui sì, cioè questo è facilissimo, ce la fate, perché quello comunque ci sta un. Ok, vabbè. Se vuoi lo faccio vedere, ci vuole 2 secondi. Cioè voi partite da un quadrato, questo quadrato che va esploso, bisogna diciamo isolare i punti, perché questi punti qui vanno uniti con delle linee. Aspetta, faccio vedere come si fa. Dice no, non penso che sappia. No, io. Se li vuoi far fare proprio l'origami, lo vuoi far diventare. No, io volevo che loro facessero, disegnassero proprio, o scrivessero le fasi di costruzione di un del modello. Quindi basta disegnarle adesso? Sì, no, ma anche se disegnarle, che scriverle, descriverle. Cioè, quelle sono le fasi. Ah, per arrivare a quello. Che voi percorreste per fare un discorso del genere. Cioè, voi avete una superficie quadrata. Per far sì che questa superficie si pieghi in qualche modo, se voi doveste diciamo costruire l'algoritmo che vediamo adesso senza guardarlo, questo, cioè cosa fareste? Cioè, quali sono le fasi? Quali sono le fasi che vi fanno arrivare dalla superficie piana a quella piegata, secondo voi, come potremmo fare? Cioè, invece di fare l'algoritmo e vederlo, sì, dovete pensare voi all'algoritmo che sta alla base di questo modello. Cioè, quelle tipo le fasi che abbiamo fatto ieri, avevamo tipo una superficie, questa superficie l'abbiamo esplosa per isolarne i punti, poi li abbiamo collegati con delle linee, poi queste linee diciamo creano due superfici che sono diciamo connesse ma possono ruotare, poi queste superfici ruotano secondo un certo angolo, eccetera. Forse un po' di stanchezza, non sono riuscito a spiegarmi. Cioè potete sia, beh, magari provare a farlo fisicamente, però potete anche scrivere con la penna i passaggi che voi immaginate di fare, tipo per... Cioè, se... No, ma proprio io... non riesco a capire, cioè, avete presente l'algoritmo, un'esercitazione che abbiamo visto ieri? Vabbè, ok. Sì, ad esempio... Faccio le diagonali. C'è una... Allora, posso? Oggi non riesco a esprimermi con chiarezza, sono un po' stanco. Facciamo insieme, poi... Facciamo insieme. Allora... Abbiamo questo qui che è un quadrato facile, quindi ce la facciamo. Diciamo, quali sono i passaggi che ci possono servire per costruire l'origami? Innanzitutto lo dobbiamo costruire, questo. Come lo costruiremmo in Grasshopper? Bravissimo. Quindi noi abbiamo, metto le coordinate giusto perché è più facile. Allora, abbiamo il centro, che sarà il punto di coordinate 0, 0. Non mi dite che stiamo facendo roba troppo matematica, però... Qui abbiamo il primo punto, secondo punto, terzo punto e quarto punto. Ogni punto qui avrà una coordinata, qui sarà 0, 10, non lo so, 0, x, qui avremo x0 e così via, meno. Inserendo ovviamente questo come parametro, noi possiamo variare la dimensione della superficie, giusto? In Grasshopper. Quindi ci basta costruire questo come un insieme di punti
e mettere e collegare questo elemento con un parametro e già abbiamo avuto la prima superficie che è parametrica. Ci siamo? Dopodiché lo dobbiamo far muovere. Come facciamo? Suggerimenti? Allora, quindi abbiamo questo. Beh, iniziamo da questo perché è questo più semplice. Abbiamo questo elemento adesso. Anzi, abbiamo solo i punti in realtà, dobbiamo fare le linee. Sì. Sì, questo per la movimentazione soprattutto. Cosa ci interessa di più secondo voi? Sì, è la trasformazione. Quindi in questo caso noi abbiamo, se lo osserviamo, sì, esatto. Quindi abbiamo due rotazioni, una in questa direzione e una in questa direzione, giusto? Immaginatela nello spazio. Se faccio muovere il centro sull'asse Z, che succede? Si muove tutto però. No, se tu una visione frontale. Sì, se lo faccio muovere, questo qui. Eh sì, che succede? Se questa è una superficie, rimane superficie, solo sale e scende. O no? Ma tu come lo fai a mettere in grasso per questo? Ah, lo so, perché non so. No, in grasso, adesso stiamo parlando a livello di grasshopper. Niente, semplicemente quindi abbiamo queste linee e le facciamo ruotare. Giusto? Cioè c'è questa rotazione e c'è questa rotazione. Questo lo sappiamo fare, l'abbiamo fatto ieri, vero? Ci siamo, lo facciamo nello spazio. Allora facciamo così. Se questo è il piano XY, abbiamo questa che è la prima, questa è la seconda e queste ruoteranno su questo piano, in questa direzione e in questa direzione. È la stessa cosa nell'altro piano. Ci siamo? E poi dopodiché ci basta costruire la superficie, le superfici tra questi vertici, abbiamo già ottenuto tutto. Facile? Però lo devono dire loro, non io. Cosa intendi? Quali assi, scusami? Sì? Sì. Esattamente. Nel piano, praticamente facciamo una rotazione nel piano. Esatto. Sì, quindi rispetto a un asse poi in grasshopper. Ovviamente poi questo è nel piano XY, poi ci sarà il piano che sto disegnando in modo pessimo, però vabbè. Qui dentro, in cui avremo questa e questa sotto che ruotano in questa direzione. Non so se è molto chiaro il disegno, però più o meno. E poi dopodiché tra queste basta costruire una superficie che sia contenuta tra questi spigoli. Vabbè, e così via. Dobbiamo un attimo interrompere, fare 5 minuti di pausa, perché nello streaming non riescono a vedere la lavagna. Quindi la facciamo alzarla? In realtà abbiamo già finito, se no. Ma magari anche dopo, quando. La rifaccio vedere. Ok. Ok, magari prendiamo quella più grande, non so. O l'alziamo. Forse ci siamo organizzati loro per prendere un tavolo, una cosa.
quello che cercavo di raccontarvi prima, con molta fatica, è, è capire come voi immaginate di disegnare un elemento geometrico attraverso un algoritmo, cioè disegnarlo ovviamente nella vostra testa. Cioè, è difficile cambiare questo punto di vista, però è il processo, diciamo, mentale che sta alla base del disegno parametrico. Cioè, voi se doveste disegnare un pilastro non con un algoritmo, fareste una cosa simile, nel senso, cioè, vabbè, senza che lo disegno, sta qua. Cioè, prima immaginate di disegnare una circonferenza. A questa circonferenza associate un valore numerico del raggio, e poi questa circonferenza, essendo un pilastro, va estrusa. Quindi il parametro che compie una istruzione è il parametro estrusione. Questa estrusione va guidata attraverso alcuni parametri che sono la circonferenza da estrudere, la curva da estrudere. A questa circonferenza va associato un valore che varia, che è appunto il raggio. Quindi questo potrebbe essere all'interno del programma il number slider, quel valore che varia secondo un certo range. La circonferenza è un elemento che può essere o disegnato direttamente su Grasshopper, oppure può essere editato da Dino. Quindi questa istruzione qua va guidata attraverso poi un altro parametro, che è la distanza, quindi l'altezza, ad esempio, del pilastro, e questa è la direzione. Ovviamente questo pilastro può, diciamo, estrudersi, può svilupparsi secondo l'asse Z oppure secondo altre direzioni. Allora l'asse Y diventa una trave, però, e quant'altro. E poi ovviamente il risultato finale, l'output di questo algoritmo, è non un unico pilastro, ma pilastro 1, pilastro 2, pilastro 3, pilastro n, ovvero questo algoritmo costruisce mette insieme una serie di fasi che sono tracciabili, nel senso che sono in un certo senso congelate e su cui noi possiamo intervenire quando vogliamo. Quindi variando appunto questi parametri. E quindi la caratteristica principale dell'algoritmo è che è costituito da fasi tracciabili ed è trasferibile. Trasferibile perché l'output non è unico. Attraverso questo algoritmo non costruisco un unico pilastro, ma posso costruire infiniti pilastri. Per questo la trasferibilità di un algoritmo è un valore aggiunto nel disegno parametrico, perché io mi salvo questo algoritmo e lo utilizzo per n progetti, per qualsiasi tipo di progetto. Ok. Ok, sono le 11. Le 11, 12, 13. Quindi adesso o facciamo un'altra esercitazione. Ah no, facciamo il... Sì, ok.
fatta questa premessa, facciamo il... Magari costruiamo solamente un elemento. Più che altro perché dobbiamo fare anche la fase di Arduino, quindi... Questo posso... Sì, come ti fa? Magari costruiamo un elemento soltanto, quello che abbiamo definito insieme. Poi vi faccio vedere lo script totale, quello complessivo, come funziona. Magari glielo passiamo, poi se avete tempo ve lo studiate un po' voi da soli. Più che altro perché magari dopo la seconda parte di Arduino... Sì, occuperà un po' di tempo, diciamo così, sarà più operativa, nel senso cercheremo di raccoglierci intorno alla scheda Arduino, al piccolo diciamo plastico che ho portato, e insieme cercheremo di attivare il movimento di quel prototipo. Allora, aspetta, quindi sì. Adesso vi faccio vedere il risultato finale, magari in Grasshopper, anche se non ci arriviamo insieme, però non so, possiamo anche decidere. Ora se avete tutto impostato, avete il rino aperto, Grasshopper eccetera, costruiamo l'origami insieme. Non è un algoritmo, cioè Giuseppe ha avuto l'accortezza di semplificare notevolmente, sì, diciamo, l'algoritmo anche perché io per ho restare... un'ora di sincerità, vi devo dire che costruendola in quel modo, ovvero facendo variare solamente ruotare solamente le linee, non è un rigido origami, ma mettiamo un minimo di deformazione delle superfici. In teoria, per fare un rigido origami bisogna costruire la superficie e far ruotare la superficie. Questo però è un po' più complesso da costruire in Rhino, magari non ce la facciamo in 10 minuti, così un quarto d'ora, però questo rende bene l'idea, anche perché la deformazione è minima, quindi se il materiale che utilizziamo non è legno, può anche andare bene come approssimazione. Facciamo questa qui. Allora, vi faccio vedere il... Che cos'ha? Non è che è più nuovo, forse... Ah, a te non va. Perché la mia definizione è più nuova di questa. Se no... tu volevi far vedere prima tutto e poi costruirlo insieme. Esatto. Vabbè, tanto comunque hanno visto il risultato, cioè sì, dove so. Dobbiamo arrivare, perché giustamente l'osservazione che faceva ieri Angelisa era quella che non vedeva il risultato finale, cioè il fine di un... Ora, il fine del processo è costruire una superficie simile. Ora, anche se non vediamo l'algoritmo completo all'inizio, lo costruiamo dall'inizio insieme. Lo vedete voi. Così, non so perché, forse tu hai la versione di Grasshopper più vecchia, perciò salta. Forse. Però... Che non so vabbè, se... Più o meno vabbè, la dimensione insomma, dell'algoritmo che costruiamo ora è questo qui. Se siete pronti, cominciamo. Sì, iniziamo. Dai, magari facciamo questo algoritmo base, tanto... Ok. Quindi prima cercavo di farvi fare una cosa simile. Allora, apro. Ovviamente se andiamo troppo veloce ci interrompete, rifacciamo... Percorriamo più lentamente le fasi. Ok. Allora, se ci ricordiamo quello che abbiamo detto prima, innanzitutto vogliamo definire i quattro vertici dell'elemento. Quindi li costruiamo in Grasshopper come dei punti. Ok. Ci siamo? Magari, non so, volete iniziare a farlo anche voi? Per permetterci di variare anche la dimensione dell'elemento, li inseriamo come con delle dimensioni parametriche. Quindi mettiamo punti da vettore. Allora, quindi categoria vector, sottocategoria point, point x, y, z. E ne prendiamo... 5. Sarebbe il vertice più i quattro, il centro più i quattro vertici. Quindi facciamo CTRL C
e poi lo ripetiamo per 4 volte. Fatto? Fatto? Ok, te li do? Non li do, ben li do. Ok, sì. Okay. Ovviamente quando inseriamo questi punti, questi hanno come coordinate 0, 0, 0. Noi vogliamo determinare quelle coordinate che abbiamo deciso prima, quindi sono, avremo il primo punto, mettiamo uno slider magari con numeri naturali. Ok, per variare le coordinate okay. Mettiamo uno number slider andando su param input number slider. Prendiamo quelle naturali, più o meno qual è il range? 10 come massimo. Mettiamo un valore massimo di 10. Dopodiché lo colleghiamo. Allora, per il primo punto abbiamo detto che è 0, 10, quindi lo colleghi alla X ad esempio. Questo, il primo questo lo consideri come il vertice? Abbiamo il punto centrale che è quello 0, 0, 0. Dopodiché, magari aumento un po' lo slider così si vede. Okay. Ci spostiamo secondo l'asse X e possiamo vedere punto. In pianta come si sposta. E quello che abbiamo, non so, abbiamo cancellato lì, non c'è ancora. Cancellato. Vabbè, insomma, quello che abbiamo visto prima, ve lo ricordate. Sì. Per il secondo punto invece quella sarà la nostra Y. Mettiamo 10. 10 magari, okay. Sì. Secondo punto, lo stesso slider. Ctrl C. E magari se usi lo stesso slider poi si cambia tutto contemporaneamente, è più comodo. Ok, usiamo... No, all'altro punto. Ah, all'altro punto. Alla Y magari. Oh, scusami. Ah, quando noi sbagliamo sì. La connessione, teniamo premuto Ctrl, guardate che la freccetta diventa rossa. In questo caso lui è pronto per disconnettersi. Così connette, control, freccia rossa e si disconnette. Ok? Quindi colleghiamo alla Y. Alla Y. Perché non si visualizza? Beh, ah. Forse stiamo sul... Sì, perché stiamo appena sbagliato. Ok, usiamo quello in prospettiva. Che questo è l'altro sì. Punto. Okay. Ovviamente ci servono gli altri che avranno come coordinate meno 10, in questo caso 0, quindi dobbiamo semplicemente inserire... Valore minimo meno 10. Se metti, lo colleghi tutto con uno slider, poi varia tutta la dimensione, altrimenti non ci troviamo. Metti, inserisci... Come espressione, questa cosa non si sa. Ah, ho capito. Qui? Sì, gliela diciamo. Allora, al valore di x. Questo è y. Ok. Vabbè, ho fatto per meno 1, però puoi anche mettere. Ah, ok. Quindi. Questo è il modulo 10. Si collega a questo che moltiplica per meno 1. Ah, ok. Però poi puoi internalizzare il valore dell'espressione. Quindi questo facciamo... Inseriamo. Allora, le coordinate degli altri due punti avranno il segno negativo, quindi ci possiamo moltiplicare il valore dello slider, che in questo caso è 10 o comunque quello che scegliamo, o inserendo una funzione matematica che moltiplica... Andiamo sulla categoria map, prendiamo l'operator della moltiplicazione, ok? E quindi in questo caso A facciamo sarà il valore del A il valore 10, B sarà lo diciamo inseriamo localmente e scriviamo meno 1 e poi lo colleghiamo. E lo colleghiamo a X e abbiamo il nostro altro punto e vediamo quest'altro punto. Questo punto qui l'abbiamo ottenuto moltiplicando per meno 1 il valore del number slider 10. E poi questo alla Y e abbiamo ottenuto
lo specchiato di questo qui. Allora, dobbiamo inserire, dobbiamo mettere i cinque punti necessari per descrivere l'elemento. Quindi lo facciamo con le coordinate, il punto con le coordinate x, y e z. Z rimane sempre 0 e gli altri punti avranno coordinate 0, 10, 10, 0, meno 10, 0, 0, meno 10. Ci sei? Lidia? No, è la funzione. È la funzione, dopodiché, quindi il parametro che ci dà il valore 10 è con uno slider di numeri naturali. Per avere il numero opposto a quello dello slider, inseriamo la funzione moltiplica per meno 1, che prendiamo, devo attaccare, posso? Sì, vai. Che prendiamo da mat in alto e poi operators, magari faglielo vedere lì. Allora, categoria mat, operators e poi multiplication. E come l'avete inserito il primo? Ok. L'inserimento del valore meno, noi abbiamo, allora, il multiplicators moltiplica un valore che è A per un valore che è B. Il valore di A è sempre il nostro, la nostra number qui, ok? Il valore di B l'abbiamo inserito localmente, in che modo? Tasto destro su B, set data, item, meno 1. Siamo? Tutti? Ok. Okay. Dopodiché costruiamo le linee che saranno poi gli spigoli del nostro elemento e ci basta collegare i punti. Quindi basta... Abbiamo i punti, andiamo su curve, primitive, line. Quella con due punti perché è quella che collega il punto A col punto B. E in questo caso ci interessano i quattro vertici che ruotano, quindi sono quattro linee. Ok, e quindi CTRL C, CTRL V, 1 e 3. Ok, ovviamente tutte partono dal vertice con lo 0,0,0 e poi ognuna di queste linee si unisce con uno dei punti che abbiamo disegnato. Ok, quali sono? Allora per ovviamente vedere qua di cosa stiamo parlando, clicchiamo sul componente e automaticamente si evidenzia in verde sul rino l'elemento che vogliamo selezionare. Ci siamo? Quindi vogliamo fare una linea che collega questo punto con questo. Questa linea qua che è evidenziata. Poi vogliamo fare sempre il punto centrale di coordinate 0, 0 con quest'altro punto. Ok? Il punto centrale con quest'altro punto e il punto centrale con quest'altro punto. Quindi abbiamo costruito questa croce greca che seleziono e, visualizza. E visualizzo sul vino. Possiamo andare avanti? Ok. Ok. Aspettiamo Chiara. Non mi sto ricordando, sono andando indietro a vedere come si fa a passare quello che ho fatto da quest'opera sul vino. Ah, oh. Perché si visualizza automaticamente. Ma... Ah, bravo, potevi vedere. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Okay. Dopodiché ci ho detto. Vai. No. Dopodiché abbiamo detto che dobbiamo far ruotare queste linee
In particolare abbiamo due linee che ruotano nel piano XY e le altre due che ruoteranno nel piano, nel nostro caso, quello è ZX. Ok, quindi individuiamo quali sono le linee che ci interessano far ruotare innanzitutto nel piano XY. Vedi, quindi saranno, ad esempio, scegliamone due, questa selezionata. Questa. E quest'altra. E quest'altra. Ok, quindi sappiamo che queste due devono ruotare. Ok. Dopodiché, per ruotare, già ieri abbiamo visto come si fa, possiamo utilizzare il comando rotazione da trasformazione. Ok, andiamo. Transformazione. Sì. Transform. Sottocategoria Euclidean. E poi rotazione rotate all'asse. Rotate. Ah, in questo caso è piano, sì, basta quello. Ok. Okay. Quelli. Mai. No, tu, scusa. Quindi innanzitutto dobbiamo decidere qual è la geometria da ruotare ed è la linea. Possiamo collegare la linea a G di geometria. Qual è l'angolo? E in questo caso inseriamo quindi un nuovo slider che sarà il nostro secondo parametro. In questo caso però dobbiamo fare attenzione perché per Grasshopper la rotazione degli angoli di default è quella in radianti. Quindi se vogliamo mettere tra 0 e 90 gradi, ad esempio, poi ci vuole un elemento che mi trasforma i radianti in gradi. Quindi possiamo mettere ad esempio tra 0 e 90 lo slider. 0 e 90. E poi da mass, credo, aspetta. Ah sì, da mat, lì c'è trig, e ci sono, vedete, gli ultimi due, degree e radians. Uno trasforma da gradi in radianti, l'altro da radianti in gradi. A noi ci interessa quello che esattamente. Guardate, i dati in input è l'angolo, e poi i dati in output sono i radianti. Ok? E quindi quello sarà l'angolo di rotazione. Ok. Ed infine il piano, che è quello che ci dà di default, è il piano XY, quindi in questo caso va bene così. Vediamo, okay, se succede qualcosa. Sì. Se andiamo. Guardate la trasformazione. E si interrompe a. Dove si interrompe? A 90 gradi. Lì. A 90 gradi. Perché ruota sul piano XY. Ok? Ora noi vogliamo far ruotare l'altro vertice, quello opposto, quindi la trasformazione è pressoché uguale, però come potete immaginare dovrà ruotare in senso opposto, quindi basta inserire un segno meno, basta magari copia. Facciamo un CTRL-C e CTRL-V, la trasformazione è uguale, la geometria cambia, invece di inseriamo, colleghiamo quest'altra linea. E invece qui, dato che il senso è inverso, se noi clicchiamo sull'input A col tasto destro, possiamo utilizzare il parametro dell'espressione e inserire un valore, sì, che è meno A. Qui ovviamente. Perché meno A? Perché riconosce con la lettera A il nome e il valore che ha associato adesso di questo componente. Probabilmente potevamo anche utilizzare quest'altra, diciamo, soluzione, che è il reverse, nel senso lui cambia il... Oppure potevamo allo stesso modo inserire dall'operators meno. Sono un sacco di modi per fare la stessa cosa, ovviamente, in Grasshopper come per tutti i programmi. Vediamo un po' se funziona, se abbiamo sbagliato qualcosa. Vediamo se funziona questo. Guardate. Siete riusciti a ottenere lo stesso risultato? Ok.
Okay. Perfetto, quindi facciamo nuovamente un copia e incolla di rotate. E facciamo ruotare l'altra linea. Quest'altra linea. A quella, il verso ci va bene, però in questo caso dobbiamo cambiare il piano in cui avviene la rotazione. Già quello va così, in questo caso okay, andiamo a prendere. Quindi possiamo mettere, se vai da vettore, su vector, plane. In questo caso specifico dell'immagine, il nostro piano di rotazione sarà ZY. Quindi prende il piano ZYZ. Siamo. E colleghiamo al piano. Facciamo anche qui una. Guardate che individua questo piano qui che ho selezionato, quest'altro. Aspetta, cosa hai aggiunto? Allora, ho aggiunto, siccome prima abbiamo ruotato quei segmenti secondo il piano XY, okay, ora dobbiamo ruotare gli altri segmenti, questi qua, secondo il piano YZ, che è questo piano qui. Perché il parametro di rotazione ha bisogno della geometria, dell'angolo e del piano sul quale ruotare l'oggetto. Okay. Ok. Verifichiamo se ruota. Verifichiamo anche qui se ruota. Guardate che ruota. Allora, aspetta, seleziono la geometria. No, è questo, sì. Però in questo caso non so che ci conviene mettere il meno. Però. E questa qui la geometria che ruota. Ah, no, vabbè, guarda. Ruoterà al contrario. Pieno? Sì, no, è uguale, tanto sono sempre. Va bene. Ripetiamo la stessa operazione per l'ultima. In questo caso però dobbiamo cambiare il verso di rotazione, quindi dobbiamo di nuovo inserire il segno meno nell'angolo e cambiare ovviamente la geometria. Quindi expression meno. Oh. Ok. Facciamo l'ultima verifica. Qualcosa non va. Aspetta, perché allora vediamo, queste si chiudono così, no, questo qua ha cambiato il segno di nuovo, perché questo va su, ma ah, no, però può essere pure che si chiude così, no, però forse è uguale, no, ah, vabbè, lo stiamo guardando al contrario, ma penso, ma cancelliamo i piani che fanno confusione. Questa? Sì, per vedere la. Cancelliamo i piani che fanno confusione. Ma quelli nella rotazione. Ah, provo a cancellarli. Eliminiamo la preview dei piani che inquinano un po' il disegno. Questo piano è. No, è perché quel piano rimane dalla rotazione in automatico. Ah, è vero, ok. Ora vediamo insieme, mi sa, in questo caso forse abbiamo sbagliato qualche segno, perché questo ruota di qua. Allora, se nel piano si sovrappongono. Allora, se osserviamo questo, guarda, abbiamo messo due piani che ruotano così, e questi sono questo qui e questo qui, e diciamo che ci va bene. Poi abbiamo questo qui, allora forse così non mi vedete. Forse sì, ci siamo, dai, sì. Adesso costruiamo le superfici tra le linee. Dovrebbe funzionare. Stavo verificando che
Vuoterà al contrario. Però. Eliminiamo la preview. Quindi ci basta mettere le superfici, richiamare delle superfici da... Se vai da superfici in alto. Ok. Andiamo nella categoria surface. E poi scegliamo superfici edge surface, che ci dice quella lì sotto, scendi 1, 2, 3, 4. Con questo comando praticamente possiamo costruire una superficie a partire dagli spigoli o dai lati della superficie. In questo caso ce ne bastano due perché è un triangolo, quindi ne delimitiamo due superfici e la terza in automatico ce la calcola Grasshopper. Quindi possiamo iniziare a collegare i vertici. Allora, quella è una. Uno. Diciamo, clicca su questa freccia, sulla striscia nera e scegliti il piano, YZ. Ok. Ci siamo tutti? Va? Questo è quello centrale. Questo okay. Qua. Magari non te lo visualizzo, ogni tanto le basse cose. Questo centrale va collegato con tutti là, scusa, se questi qui praticamente. Ti... Allora, queste, guarda, le linee si manca lo questa zero. È una, anche se non si vede questa qui. Con la terza. Che vabbè, sarà avete questa scritto qui, questa. Questa è la seconda, poi abbiamo questa. Con... Questa qui ci manca. Ah, c'è un motivo di lato, perfetto. Che sarà 1, 2, 3. Mi visualizza con B e B, B della con questa qui, che sarà questa penso. E qua allora dove le fare? Vedi, abbiamo questa. Vedi che abbiamo questa. Con quella che manca, 1, 2, 1 e 2. Oh no, sbaglio. Ah, ok. Perfetto. Grande. Okay. Che succede però? Ma la logica praticamente vedere le allora, linee c'è qualche errore sulla rotazione. Sì, sono le linee che ruotano, allora. Quindi ne abbiamo queste linee, le facciamo ruotare e poi faccio corrispondere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, non avete collegato questo qua? 7, 8. Ok, qui ci siamo, poi vediamo con gli altri. Hai fatto tu? C'è fatto. Ok, perfetto. Come va? C'è qualcosa di strano? Vediamo adesso. Thank you.
scenari per cose un attimo acquagliose. Questo qui dove va? Sì, quello lo devo trovare. Ah, ho capito, perché ci sta? Eh no, e quello va. Ah no, gli ultimi due. Ah, qua va, è vero. Ah, ci sta l'altro. Ah, ok. Vediamo. Ce l'abbiamo fatta. Ok. No, uguali, uguali. Oh, ragazzi, dobbiamo un attimo velocizzare, se no non riusciamo a fare le altre cose. Io quindi forse è diverso dal suo. Senti, questo non lo so se magari gli spiego un po' come si fa. Perché sennò perdiamo un bel po' di tempo, o magari facciamo solamente i primi moduli. Okay, facciamo questo, vediamo. Perché questo sennò impazziranno a capirlo matematicamente. Questo praticamente è il vettore che mi sposta, questo vettore che mi sposta questo elemento qui. Ah, capito. E quindi c'è la variabile x, y e z, perché io devo ruotarlo prima del e momento. Poi traslarlo. Esatto, e poi traslarlo perché io costruisco una griglia di punti. Allora, magari gli faccio vedere la griglia e poi chiudiamo, okay. Magari li passo. Allora, ragazzi, io vi, ovviamente questo è l'elemento singolo. Noi dobbiamo costruire l'intero pattern, che è questo. Quindi noi abbiamo fatto questo qui e poi dobbiamo ripeterlo in direzione x e y. In più, se osserviamo questo elemento si ripete qui, però al contrario, ruotato. Quindi poi andrà costruita una seconda parte dello script. Qua non abbiamo molto tempo, vi faccio vedere magari come si costruisce la ripetizione dell'elemento, poi vi passo il file, magari se avete un po' di tempo ve lo studiate un po' voi, se vi va. Magari mi mandate una mail se avete problemi, non lo so. Niente, quindi ci costruiamo solamente la ripetizione di tutti gli elementi che hanno lo stesso tipo di rotazione, che sono nella stessa posizione, ovvero 1, 2, 3, quindi saltano, uno sì, uno no, perché poi sono collegati da quello ruotato, che non costruiamo oggi. C'è capito niente? Ok, ti ho sentita. Ok, allora praticamente... Quindi noi, il modo che possiamo pensare per ripetere un elemento è quello di costruirci una griglia di punti, e questa griglia di punti, facciamo così. Allora, quindi io ho il mio elemento base che è qui, poi avrò con il suo centro x. Se io mi costruisco una griglia di punti, quindi saranno gli elementi che si ripetono ruotando nello stesso modo, saranno alternati, quindi questo,
è questo. Ok, quindi a me basta costruire la griglia con questi punti, eccetera, e poi dire sposto questo elemento qui, 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 qui e qui. Ok? Quindi basta costruirsi la griglia, crearsi questo insieme di vettori che collegano il punto 0 con i punti finali della griglia, e poi una volta costruito questo insieme di vettori dire sposta questo elemento su tutti i punti finali. Ovviamente poi però la dimensione della griglia dovrà essere variabile, perché man mano che l'elemento si chiude, vabbè in questo modo sarà così più o meno, man mano che l'elemento si chiude, questi elementi si avvicinano. Giusto? Perché se tu immagini che questo si chiude, la dimensione della griglia si restringe in x e in y. Un po' una lezione di geometria più che di Grasshopper, però purtroppo bisogna avere un po' di immaginazione. Allora, quindi innanzitutto ci costruiamo la nostra griglia andando di qui da vettore griglia, facciamo la griglia quadrata. Vediamo, gli elementi che in entrata della griglia quadrata sono, vabbè, il piano in cui si ripete la griglia, che nel nostro caso è quello XY, quindi non c'è da variare nulla, la dimensione della griglia e poi il numero di elementi, e in direzione X e in direzione Y. Allora, per gli elementi in direzione X e in direzione Y è semplice, inseriamo un'altra volta il parametro, il nostro slider, lo mettiamo con numeri naturali, edit, naturali, ci mettiamo magari un valore da 1 a 10. Ok. Aspettate che so, Ctrl C, Ctrl V e lo colleghiamo qui. Ah, perché 0, ecco perché ci dà il valore sbagliato. Y. Ok, dopodiché ci serve capire qual è la dimensione della griglia. Per la dimensione della griglia abbiamo visto che, essendo variabile la dimensione della griglia, noi dobbiamo mettere una dimensione che sia variabile. Ci basta semplicemente capire la distanza. Allora, se facciamo così magari lo vediamo meglio. Fai così vedo, perché sennò io ho delle difficoltà col microfono. Calcolarci la distanza, se fai ruotare questo punto magari, fallo muovere così lo mostriamo, la distanza tra i vertici che stanno ruotando. Se noi calcoliamo la distanza tra, no, fallo vedere in piano, ruota un po' così, vai, il punto superiore e il punto inferiore si avvicinano, ruota un po'. Lo vedete che si avvicina? Se noi calcoliamo la distanza tra quel vertice di su e il vertice di giù, sappiamo di quanto si sta avvicinando la griglia, giusto? Quindi ci calcoliamo questa distanza con distanza tra due punti. Allora, se fai dist, quindi digitalizzare distance. Allora ci dice la distanza tra i punti A e B. Questi due punti sono quelli però degli elementi che ruotano, quindi ci serve conoscere quali sono, dove sono precisamente questi elementi nel momento in cui stanno ruotando. Per trovare questi punti possiamo studiare la retta che ruota, quindi se vai sulla retta rotate in uscita, quella lì, e ci mettiamo, esiste un comando che si chiama endpoints, ovvero ci fa partire da una linea, ci estrae i due vertici iniziale e finale della linea. Colleghi, in questo caso, questi quali due selezionati? Sono selezionati quei due, a noi ci interessa ovviamente quello più esterno. Questi sono quelli che ruotano nel piano, sì. Ovviamente scegliete le linee, quelle che ruotano nel piano XY, non so quali saranno nel vostro caso.
per leggere qual è il punto, magari ti prendi il punto, così se vai da parametri prendi punto, prendi il punto quello lì e lo colleghi a endpoint, così si capisce qual è. Vedete, per capire qual è il punto che ci interessa, ho fatto una cosa molto semplice. Ho preso da parametri punto e lo collego con S o E. Vedo quale si illumina e so qual è il punto che mi interessa. Ci siete? Ok. Quindi abbiamo trovato che è quello e lo colleghiamo all'ingresso A. Ok. Dopodiché dobbiamo fare la stessa cosa con l'altro punto di rotazione, l'altra retta che ruota. Sempre quella che ruota nello stesso piano. Endpoint. Oh, sì. Ok, quella. Lì. Mi scelgo anche in questo caso. Ok, va in ingresso in B. E qual è la distanza tra gli elementi della griglia? Ho trovato la distanza tra questo punto e quest'altro. Che è una distanza variabile, ovviamente, a seconda del livello di folding. Ok. Se lo colleghi l'ingresso alla griglia. A S. S perché? S è perché la dimensione della griglia. Abbiamo una griglia, vedete? Adesso ci dobbiamo costruire dei vettori che partono dal punto centrale a tutti questi centri, punti della griglia, che sono i P in uscita da Square Grid. Quindi basta collegare, andare a cercarci un vettore due punti da vector to point, quello lì su, ok, e collegarci come B i punti della griglia. E come A il nostro punto iniziale 0, 0 che avevamo all'inizio, quello lì. Avete capito cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei vettori dal punto iniziale a tutti i punti della griglia. E questi sono i vettori che mi sposteranno l'elemento. Adesso basta solo utilizzare il comando move. Transform. Ora qua dobbiamo far capire un'altra cosa qua, perché ho fatto flatten e semplifica. È data trino. Sì. Allora, qui praticamente vi spiego. I punti in uscita dalla griglia nel programma me li mette come elementi singoli. Io voglio che però tutti questi elementi siano in un unico insieme. Perché così dico che dall'insieme A di un punto... gli elementi della griglia me li mette come se fosse un insieme x, un insieme y, un insieme z, eccetera. E poi avevo il punto iniziale che era quel punto 0, 0 che lo chiamiamo A. Io adesso voglio che ci sia questo collegamento. Però la cosa più facile è che questi punti siano tutti in un unico insieme. Quindi devo passare da questa forma che ha tre insiemi in un'unica in cui c'è solo un insieme, in cui ho x, y e z. E collegarmi questo punto così. Questa cosa si fa trasformando l'insieme in un insieme. Se fai col tasto destro c'è flatten, no, dai punti in uscita devi fare, no, del vettore, scusami, lì, V, ok, se vai flatten. Cioè, guardate, allora. Questa è una questione di linguaggio del programma, perché io cambio le variabili. Se noi prendiamo questo pannello, allora, senza flatten, perché praticamente Grasshopper organizza gli elementi secondo delle logiche ad albero. Cioè, in questo caso individua tutti i vettori, però li separa. Sono separati. Noi adesso li uniamo. Una volta che li uniamo posso fare quella se cosa. Se noi facciamo flatten, li mette tutti nello stesso insieme. Prima erano, diciamo, separati. Quindi adesso possiamo collegare i punti.
Vector to point, fare move. Move. Si colleghi quello. No, quello, ah, no, quello, quello è il vettore, sì. Giustamente. I punti sono praticamente la geometria da spostare, quindi quella, questa qui. Che non abbiamo unito. Allora, queste superfici che abbiamo costruito le facciamo diventare un'unica superficie. Le dobbiamo unire, quindi facciamo join. Join drop. Drop join. Quindi prendiamo la prima superficie, ne siamo qua. Teniamo premuto il tasto freccia in alto. Adesso dobbiamo spostare l'elemento, anziché spostare le quattro singole superfici, spostiamo una sola, perché sennò poi si complica troppo il programma, non capisce niente. Cioè, per inserire più dati in uno stesso input bisogna tenere premuto il tasto shift. Sì. Quindi guardate che diventa verde. Con alt c'era il meno, con shift c'è il più. Con control e meno, e quindi elimina la connessione. Con il tasto shift aggiunge un altro dato nello stesso input. Quindi abbiamo un'unica superficie, un'unica superficie che dobbiamo traslare secondo questi vettori. Quindi qui ho sbagliato. Ok, e l'abbiamo quindi fatto. Che è successo? Vedete, abbiamo ripetuto l'elemento. Abbiamo ripetuto l'elemento. E se lo muovi si muove tutto. Secondo il vettore che abbiamo costruito prima. Prova a muovere. Se io muovo l'angolo di 1, scusate. Ok. Ci siamo. Avete capito almeno i passaggi, anche se non avete seguito tutto. Ovviamente vedete che ci sono dei buchi, perché in quegli elementi ci va lo stesso quello elemento, però ruotato al contrario e traslato. Ok. Ci siamo, basta così. Ci manca il passaggio. Ora, sì, vi lasciamo la visualizzazione. Allora, qua ti faccio vedere. Ditemi voi dove devo inquadrare. Se tu vedi questo, io qui va bene qui? Allora, te li ho messi già tutti così. Dove hai fatto flat? Ti basterà fare questo? Mino. Ciao. Ok, vabbè, comunque ti faccio vedere. Fai flat. Era quello il problema. Allora, fai così. Lo fai di qua, è uguale. La facciamo prima. Comunque se vuoi trasformare. Sì, funziona. No, non è questo. Sì, quello è questo. Ovviamente se poi potete anche cambiare la dimensione, cambia tutto in automatico. Ci siamo? Io direi passiamo ad Arduino perché abbiamo un'ora e mezza. Scoliamo un po'. Sì, poi vuole rimanere, però se non andare. Si capiva un po' la possibile, no? Sì, no. Non ci vado, vedi? Adesso. Ah, sarà qui. Ti siete, avete la mano? Sì? Chiara? Siamo?
ovviamente noi possiamo variare la dimensione di questa griglia. Se quello va ruotato, è spostato più in alto. E soprattutto la perché va spostato più in alto? Perché questo punto sale, quindi tu pensi che mentre queste si rimangono nel piano. Ah, ho capito. Il problema è capire il modo in cui la griglia si muove man mano che si trasforma. Questo cos'è? Ah, era il... quello semi definitivo, poi ci stava quello con tutti gli elementi tagliati a laser, se non quello non ce l'ho. Ce l'hai, sono là lì. Sì, sta lì, poi andrebbe riassemblato perché quello smonta in tutto. Ah, spettacolare però. Questo che legno è il... Sì. Ma sai che non ho mai fatto? Esatto, hai fatto stampa direttamente. Lo sai che l'ho cercato. Vuoi sapere come si stampa tutto? Cioè c'è tipo una conversione, la possibilità di convertere. Non penso, fai direttamente stampa. Convertito. Dove. Chiara, dove... Là è collegata... Ah, è collegata al punto 00. Il primo punto. Ma? Sì. Ok. Aspetta, dai, vengo io. È veramente? Come si fa? Sì. Eccola. E com'è? Ehi. Dai, va, diccelo. Faccelo sapere a tu. Andiamo con questa canzone a luglio. E lo fa in PNG, anche JPEG. Quindi esporta. Ah, non trovo. Ah, voglia, Ma sai quante volte mi serviva questa cosa? Poi c'ho stampa con... Grande.
Durante l'ultima ora vediamo come è possibile costruire dei prototipi, dei semplici prototipi interattivi utilizzando Arduino e Grasshopper. Quindi sappiamo che Arduino è un microcontrollore e quindi è un framework open source che permette la prototipazione rapida e l'apprendimento veloce dei principi fondamentali dell'elettronica e della programmazione. Che cosa, ovviamente, io mi sono, diciamo, interfacciato da poco con questo strumento e posso dire che è una piattaforma che appunto ti permette di comprendere rapidamente i concetti base dell'elettronica, nonostante si è fatto un percorso di studi diverso e quant'altro. E ovviamente questa è la scheda Arduino che credo conosciate, che è stata sviluppata qualche anno fa e sta avendo un grandissimo successo in tutto il mondo, appunto perché permette alle persone che non sono del mestiere di iniziare a interfacciarsi appunto con questo strumento, con questa realtà. Però per poter diciamo programmare questa scheda, Arduino ha sviluppato un software che però necessita la conoscenza di del linguaggio di programmazione tipo quello Java, e per chi non ha appunto studiato queste tematiche è abbastanza complesso, cioè sì, è possibile imparare insomma le basi anche autonomamente, però è complesso. Per questo è stato sviluppato un plugin che si chiama Firefly, che vi leggo sostanzialmente cosa è.
Firefly è un software che offre una serie di strumenti dedicati a colmare il divario tra Grasshopper e il microcontrollore Arduino e altri input-output. Esso consente quasi in tempo reale il flusso di dati tra il mondo digitale e quello fisico e la possibilità di esplorare prototipi virtuali e fisici con fluidità senza precedenti. Quindi, cosa permette di fare questo plugin? Permette di gestire la scheda Arduino e quindi il mondo fisico, quello che succede nella realtà attraverso un prototipo e quello attraverso però un programma che è costruito con interfaccia grafica e quindi con un sistema appunto che tipo quello di Grasshopper. E quindi non c'è bisogno quindi di imparare a usare, a scrivere il linguaggio di programmazione, Java e quant'altro. E poi permette ovviamente di mettere in relazione dei modelli costruiti nell'ambiente virtuale con gli stessi costruiti in quello fisico e farli quindi interagire tra loro. Per questa occasione, quindi nell'ambito anche di quella che è la parte più pratica dei miei studi al dottorato, ho provato a costruire questo piccolo prototipo che cercheremo oggi insieme di farlo muovere in qualche modo e quindi insieme cercheremo di impostare tutte le connessioni che creano queste relazioni tra i vari software, tra i vari modelli. Quindi Firefly, come tutte le altre categorie di Grasshopper, si trova nella toolbar e essenzialmente è questo plugin qui. Ora io apro il modello che corrisponde a questo plastico qui. Ok, qui vediamo due algoritmi che si incontrano in questo punto. Questo punto di connessione è appunto quello che avviene tra l'incontro che avviene tra il modello fisico e quello virtuale. Il modello fisico che è gestito attraverso Firefly e quindi questo algoritmo qua. Il modello virtuale che è costruito nella logica appunto algoritmica di Grasshopper. Come vediamo, abbiamo costruito lo stesso prototipo che è stato realizzato successivamente, questo nell'ambito del laboratorio GESMA della nostra università, che ultimamente si è dotato di alcuni strumenti interessanti come le schede Arduino, le stampe 3D. Infatti tutte le scatole che contengono i motori che sono posizionati dietro sono state stampate in 3D, sia quindi le scatole sia le leve, poi dopo venite qui e vediamo bene tutto il meccanismo. Quindi come tutti i modelli costruiti con l'algoritmo, anche questo ha dei parametri che variano la configurazione di questo progetto. Questo regola appunto il parametro che più
ci interessa in quanto non funziona. No, aspetta, ah ecco, scusate. Oh, questo vabbè, regola il fillet, la smussatura insomma dei triangoli, e ci interessa relativamente in quanto quello che regola la rotazione delle alette funziona. Sarebbe interessante ora individuare il problema che sta alla base di questo inconveniente. Però non ci facciamo, diciamo, scoraggiare da queste cose, perché abbiamo tempo. Però prima non ruotavano, una alla volta. No, prima non ruotavano, quello regolava la, diciamo, la distanza del per prima. No, non era rotazione, era regolava la distanza del vertice dalla base. La rotazione è questo qui. No, questa è la rotazione che fa ruotare. Ah, ma erano spente? Mm-hmm. Ah, no, però senza filo. No, invece devono ruotare. Dovremmo collegare, quindi dovrebbe ruotare. Sì, però non doveva fare così, nel senso, non so che cosa è successo. Vabbè, c'è stato un errore, è stato collegato il parametro della rotazione non al disegno finale, ma al un disegno intermedio, un disegno del triangolo che non ha il fillet finale, la smussatura finale. Va bene, ci interessa poco. Ora proviamo a fare questa esercitazione insieme, a collegare, a fare questo circuito, qui. Quindi la scheda Arduino, rapidamente, ve la racconto anche magari usando una terminologia forse anche poco ortodossa, nel senso che la scheda Arduino è costituita da un jack della USB che collega la scheda al computer, poi ha le parti principali, c'è un tasto reset che resetta il programma che gli vengono inseriti, è uscita anche Wi-Fi,
E poi la parte principale sono i pin analogici e i pin digitali. In sostanza la differenza tra quelli analogici e quelli digitali si funzionano secondo una logica duale, cioè binaria, 0-1 acceso spento. Invece quelli analogici funzionano secondo una logica impostata su un range di valori che va da un valore che è 0 a un valore che è x. Ovviamente nei momenti in cui noi dovessimo inviare dei dati analogici basati su, nel caso nostro, il valore che una fotocellula recepisce dall'esterno, dato che l'intensità luminosa è un valore che varia da un valore 0 a un valore x, questo diciamo, input è un input analogico e quindi andrà inserito in questi, in questa serie. Invece se io dovessi inserire un push button, un pulsante che è impostato su una logica digitale, lo inserisco in quest'altra direzione. Poi vabbè, ci sono alcune alcuni input che più complessi, però essenzialmente quello che dobbiamo ricreare è dei circuiti del genere in cui dei sensori riescano a recepire dei dati elettrici che vengono inviati al computer, elaborati dal software, e poi il computer invia altri dati elettrici che azionano degli attuatori, che nel caso nostro sono questi motori, i servomotori, che sono questi qui. In sostanza, che cosa faremo? Questo esercizio qui. Ora proviamo a fare la prima operazione. Adesso, infatti questa è un'immagine molto emblematica che è stata, che appartiene a Massimo Banzi, quello, l'ideatore e creatore di Arduino, ed è concettualmente quello che dobbiamo, cioè proveremo a fare oggi. Quindi dobbiamo programmare dei sensori che recepiscono dei segnali dall'esterno, li invia al computer che elabora questi sensori e poi questo computer reagisce innescando l'azione di attuatori. Quindi adesso io la prima cosa che faccio è collego, ovviamente per poter in maniera diciamo semplice creare questi circuiti, l'Arduino si è dotato di alcune schede che si chiamano breadboard, su cui si impostano questi circuiti elementari. Allora, adesso cioè, proviamo a inserisco prima la fotocellula, che è questa qui. Le fotocellule sono delle fotoresistenze che costano €1,50. Io ho fatto credo una prolunga per poterla, diciamo, metterla avanti. Quindi inserisco, diciamo, la fotocellula in un punto, in questo punto. Vabbè, la breadboard funziona in questo modo. Questi punti iniziali sono collegati in questa direzione, quindi la corrente passa secondo, diciamo, la direzione orizzontale. Invece questi punti qui della fascia centrale della breadboard, come appunto evidenziato in questa immagine,
la corrente passa secondo la direzione verticale. Quindi bisogna sostanzialmente ricreare dei circuiti. Ad esempio, questa è la fotocellula. La fotocellula c'è bisogno di collegarla da una parte agli input analogici che inviano il segnale al computer, dall'altra parte viene collegata la fotocellula al voltaggio che riceve dal computer per farla funzionare, perché i computer funzionano a 5 volt, che li prende in questa direzione. Quindi questi 5 volt passano per qui, fanno questa direzione, poi si usano questi ponti per portarla nella parte, diciamo, positiva, e poi c'è bisogno che questa corrente raggiunga la terra, la messa a terra, attraverso questa resistenza che va appunto al ground, alla messa a terra che sta qui. La resistenza, perché il computer funziona a 5 volt, invece questa fotocellula a 2,5 volt, quindi c'è bisogno di ridurre diciamo, il voltaggio del circuito. E poi ugualmente i motori hanno bisogno di inserirsi nel circuito elettrico, quindi la parte positiva va qui, quella negativa in quest'altro punto, e si chiude il circuito, e poi va collegato il segnale e inviato in questo caso all'input, al pin numero 9, che diciamo che viene recepito dal software. Quindi proviamo a io ora sto collegando la fotocellula seguendo questo schema. Cioè, in realtà potete venire anche qui, vediamo insieme. Sì, potete venire fisicamente qua e anche aiutarmi se volete. Guardate, io semplicemente ripercorro pedissequamente questo schema qui. Anzi, lo metto qua perché c'è solo bisogno. Quindi ho collegato la fotocellula alla breadboard. Questa qui. Sì, nel senso, dato che io ho usato questa prolunga qui, la resistenza è questo elemento qui. Io ci ho collegato dei fili per poterlo... li ho attorcigliati i fili di rame. Ma questo come va a collegare? Li ho semplicemente attorcigliati. Questo è un filo doppio. E quindi i due capi li ho... torcigliati, okay. Poi ci ho messo un nastro isolante per poterlo. Come fai a capire di quanto è? Ma le resistenze, queste qua, sono tutte da, diciamo, uguali, da 2,5, quindi, e le ho collegate alla breadboard. Ok, ora queste diciamo resistenze, questa fotocellula ha bisogno di essere condotta da una parte. Questa. Da una parte, questo è il polo positivo, ok? Innanzitutto ho bisogno di dei ponti, che sono questi qui. Quindi questi ponti mi fanno passare la corrente. Tutto, guarda. Da qua, ad esempio, a qua. Ok? Cioè, io che cosa faccio? Tipo una penna.
si capisce. Ho portato la corrente qua, viaggia in questa direzione, invece qui viaggia per così. Io ho portato la corrente da questo punto a questo. Ok. Poi prendo la corrente che sta qui e la collego secondo questo schema. Qui leggiamo 5 volt ground, collego il lato positivo a 5 volt. Quindi qua riceve l'energia dal... mi sa che ho fatto bene. Ok, quindi il discorso positivo è risolto. Ora, no, qua ci sta l'altro ponte. Ora ho bisogno di inserire questa resistenza per abbassare l'intensità della corrente. Cioè, io probabilmente uso anche dei termini poco appropriati perché non sono assolutamente del mestiere, però si... Questa è la resistenza. Poi la resistenza... Bisogna anche, diciamo, imparare a leggere le resistenze, perché sono le caratteristiche sono descritte da un codice basato sul colore. In base, diciamo, all'esercitazione che bisogna fare, bisogna scegliere quella giù. Che l'ho posizionata nel verso giusto e ora collego la resistenza alla direzione del circuito della corrente che mi porta la corrente al ground. Qua. Inserisco qua. Quindi verifichiamo. Allora, 1, 2, ponte, rosso, 5 volt, poi resistenza allineata, ponte, ground. Ok, ora la fotocellula è collegata. Adesso dobbiamo collegare i motori al circuito. Anzi no, nel senso bisogna prima collegare la fotocellula all'input analogico. Che viene, diciamo, inviato al programma, collegato poi in questo caso, vabbè, a 1, ma può essere a 2. Ok, la fotocellula è fatta. Adesso dobbiamo collegare al circuito i motori, perché ovviamente che fa? Il segnale della fotocellula viene inviato al computer, elaborato e è trasmesso ai motori. Quindi colleghiamo ad esempio questo motore qui il cavo rosso nel circuito e il cavo nero della terra.
poi il cavo giallo lo colleghiamo al 8, 9, 10. No, 9, 10 e 11 sono l'input digitali che sono stati impostati per poter azionare i motori servo. Ugualmente facciamo per quest'altro. Il rosso. Mettiamo prima il nero al ground. E il rosso qua. E il giallo ad esempio all'input 10, perché 9, 10 e 11 sono quelli. No, per fare una prima prova colleghiamo soltanto questi due motori. Poi che dobbiamo fare? Dobbiamo aprire il programma Arduino che io ho qui. Questo è il programma Arduino e qui si scrivono gli sketch attraverso il linguaggio di programmazione. Però hanno elaborato questo sketch qui apposta per Firefly e quindi questo programma che cosa fa? Dice ad Arduino di ascoltare Firefly, cioè di leggere quello che racconta, quello che comunica Firefly all'interno di Grasshopper. Quindi io collego la scheda Arduino al computer. Qua io controllo la porta seriale, nel senso nel momento in cui io collego più schede al computer, io decido quella che in questo caso è unica ed è questa. Poi bisogna controllare anche il tipo di Arduino, nel nostro caso è Arduino 1, il file, lo sketch è caricato. Ok, per far leggere questo sketch bisogna andare su carica. Qualsiasi programma che noi scriviamo poi va caricato. Quindi ora sta leggendo lo sketch. Problemi di avere sulla schiena caricata. Allora. Come mai? Proviamo a vedere che cosa. Purtroppo non posso inserire il mouse perché. Non mi zooma di più sto cacchio. No, non posso inserirlo, non ci sono più USB. No, ciao, mo. Non zooma di meno. Così si salva. Qui non sai che comando ci sta, dimmi un comando tra questi
quello è... Poi open port. Open port. Questo? Mm-hmm. Sì. No, non te l'ho detto. Ok, va bene. No, non so cosa. Ok. Allora, torniamo a Arduino. Come sta? Riproviamo. Cos'è il caricato? Ma non si sta portando la porta, non si sta trovando la porta seriale. Un attimo, solamente porta seriale la riconosce, quindi è strano. Però che poi lo dà l'errore. Carichiamo di nuovo. Un'altra volta. Ah. Possibile staccare la USB qui? Che cosa? Ah. Capito. Perché vi devo cambiare porta. Perché ho registrato. Sì, la riattacco. Stacco? Ok. Però ora qua secondo me devi chiedere a aprire. Questa è la porta 3. Apriamo di nuovo. Non riesco a individuare. Un po' di pazienza.
frattempo potete vedere un video amatoriale che ho fatto del movimento per dimostrarvi che ha funzionato tempi addietro. Sono dei servomotori continui che hanno una certa portata, che possono... Nel frattempo sì, potete vedere, apprezzare l'arti... Sì, abbiamo messo due cerniere perché il motore comprende questo e questa leva qui. Avevamo bisogno di una prolunga, insomma, di una leva più lunga che abbiamo stampato e collegato con degli orecchini per fare da cerniera. Questa è la Sapienza? Sì, sì, questo abbiamo fatto io insieme ai ragazzi che lavorano in questo laboratorio, che stampano le... fanno, cioè questo è tutto stampato in 3D, uh-huh. Queste scatole. Sì. Ora cercheremo anche di risolvere questo problema. Non riesce a caricare il... Ci abbiamo un video. Vabbè. No, infatti non è un problema, io così per... Mi ritrovi naviche? Con quello ti sposti però. Ah, ok, così. Opa, questo lo mettiamo falso. Ora con Arduino l'abbiamo chiuso, mi sa. Apriamo. No, l'avevo riaperto. Ok, no, chiuso. Ora non riconosce la porta perché non è collegato. Colleghiamo. Riconosce la porta. Carichiamo lo sketch. Sì. Ma non è che è il cavo? Perché allora questo filmato. Infatti no, stavo guardando quella cartella lì.
questo. Cioè, no, ma cioè, non è ancora il problema dello sketch. Cioè, prima ancora finirebbe tutto il tempo. Cioè, il problema, secondo te è un problema del... No, cioè, non ti... Puoi andare nella cartella dove ti dice che no, no, assolutamente, io ho collegato, questo è, il, è lo sketch. Prima no, però ora sì, diciamo l'abbiamo collegato a, perché la mettevo alla porta di sopra. Infatti pensavo che fosse quello il problema di caricamento della scheda. Cioè non può aprire questa porta, è possibile trovare il file specificato. Ma quanto è grossa sta roba? Andiamo a provare sul mio computer, non ce la proveremo. Sì. No, il problema è che dobbiamo caricare tutto Firefly, Grasshopper, il macello. Ah no, a parte che c'è il metodo. Qua la legge la porta. Provo a collegare di nuovo, eh? Ah, no, fanculo. Non riesco a capire, ma attacchiamo tutto. Ah, ok, caricamento terminato. Ora la funziona. Boh, forse fa interferenza con... Vedi? Vedi, se la port è aperta. Ora possiamo fare i collegamenti. Ora la leggi. Lo so, ma mi sa che crea... Boh, come ho tolto la connessione in streaming? Proviamo senza, poi... Sì, se lo attacchiamo questo al mio PC salta solo quello proiettato dal computer magari. Mo legge, funziona, rifacciamo le connessioni. Non proiettiamo nulla.
Allora, tac. Rosso. Ah, ma io ho sbagliato. Ah no, va bene, questo va così. E viaggio sul nero. Sì, 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 certo. Aspetta, quello... Rosso. Cinque. Rosso a 5. Il nero va... un attimo. Va ground. Questo va a 1. Che bisogna rispettare tutti questi nomi perché sul programma sta. Poi vabbè, 10. No, poi li lasciamo, così si alleggerisce un po'. Ok. Yeah. Andiamo. Ci vuole la luce, eh? Tipo facciamo luce. No, c'è un problema qui. Leggi più la volta. Cioè non leggi la volta. Ah, devi scrivere la volta. Non so proprio che cazzo. Pare che sconnesso.
Si stacca la porta. Ground. Cinque volte ground. Da uno. La porta. Vabbè, se volete fare pausa nel frattempo. Prima avevo staccato tutte queste connessioni. L'ha compilato? Ci avevo staccato tutto qua. Usiamo questi altri cavi, vediamo. Praticamente. Uno. Poi questo. Rosso. Cinque. Cinque. Il quest'altro. Ovviamente il ground. Ok. Questo motore. Rosso. Nero. Thank you.
Cioè non legge proprio la porta seriale. Se no è il cavo. Perché questo non l'ho mai usato, sto cavo, ho comprato prima di... Ma vedete c'è un cavo USB. Cosa USB? Un cavo USB. Ci sono due prese USB, solo questa è così. Sì, sul sito proprio di Firefly ti dà il programma e poi lo sketch c'è cioè già che ti carichi su Arduino. Non mi legge proprio. Cioè non mi legge proprio, ma manco da sola questo. Non prova ad attaccare l'altro computer. Sì, non è qualcosa. E perché non dovrebbe... E non legge proprio la porta. Tu hai aperto? Qual è la porta? Stanno tutte modem. No, questa, uno delle due. Penso che era la tappetta. Però scusate, facendo così vuol dire? Sì, compil, no,
sta compilando lo sketch. No, però l'ha fatto, Dan. Ah, Dan, ok. Quindi vuol dire che funziona. Riproviamo su questo. Se no dobbiamo caricare tutto, però lì, sì, lì non ha... Tu ci hai installato Firefly? Firefly sì. Non ho Arduino però. C'è la porta, non è che sei il cavo video, non so, qualcosa devo... Boh, dici il cavo questo qua, tipo... Cioè, non legge proprio la porta. Dobbiamo staccare il video, boh. No, però... Bello, no? Qual è l'unica differenza? Possiamo staccare il video un attimo? Facciamo vedere il video. Vabbè, magari colleghiamo il video al computer e vediamo come funzionava Firefly, tipo, però andiamo a letto alla porta. Proviamo, facciamo un ultimo tentativo. Facciamo l'ultima prova. Caricato, no, facciamo il collegamento. Chiudo questo.
falso, ok. 1. Rosso. 5 volte. Ground. E questo. Vabbè, se venite vediamo come... perché ho collegato solo un motorino, forse ha sovraccaricato con tutte e tre, non lo so, guardate. Questa è la fotocellula, magari nel progetto che pensiamo di fare la fotocellula è installata, che ne so, dentro... in base alla intensità che prende la luce. Cioè, immagina che si aprono tutte e tre. Proviamo ad attaccare tutti gli altri tre. E lo stesso, diciamo, schema virtuale si dovrebbe, diciamo, muoversi alla stessa maniera, però siccome ci sono stati un po' di impicci, prova a mettere la mano. Ecco, si muove anche questo schema virtuale. Rifai? Forse era questo che dava un'interferenza. Forse il video, tipo. Se venite tipo qui, cioè è impostato male il... tipo lo stesso, diciamo, disegno, lo stesso progetto. Arriva il segnale anche lì. Sì, è interessante infatti fare il contrario, vedere tutte e due. Ma queste quelle che potresti caricare, sai dove si possono caricare? Sul sito del Fab Lab. Presenti il tuo progetto. Io purtroppo appartengo a una società massonica chiamata Sapienza. Che state registrando? Aspetta, ora faccio anche il video, eh. Aspetta, mettilo più in più in là. Cosa? Mettilo un po' più. Questo. Aspetta. Vorrei attaccare tutti e due i motori e cambiare un po' le impostazioni perché poi sull'algoritmo qui succede
come funziona Firefly, che poi ne abbiamo parlato. Allora, questo mi crea la connessione tra diciamo il Grasshopper e Arduino, mi crea il ponte tra i due. Questo, l'uno read, mi legge gli input analogici o digitali, e possiamo vedere che l'input 1 è quello della fotocellula, il pin 1, questo qui, perché la fotocellula è collegata al pin 1, che sta qua. Ovviamente gli altri diciamo pin recepiscono sempre un voltaggio che è quello che arriva dal computer, però quello che poi fa muovere questo pin 1 viene elaborato, viene parametrizzato, perché i motori servo, ad esempio, funzionano in un range numerico che va da 0 a 250 e quindi questo valore viene rimappato in quel range. Vabbè, almeno diciamo lo streaming, quello, pure se vedono la spiegazione, diciamo. Niente, e quindi questo valore poi viene inviato dopo una serie di gestioni dei dati, che se avete voglia possiamo entrare nello specifico, se no possiamo sorvolare. Quindi questo, il dato in ricezione della fotocellula, che è collegata al pin 1, viene inviato dopo una serie di al 1 write, che è il componente che aziona invece, che fa l'azione, che produce l'attuatore, che stimola l'attuatore. Vediamo che questi pin 1, se io clicco il tasto destro, posso impostarli sul servo, e sono tutti impostati sul servo perché questi tre, diciamo il 9, il 10 e l'11, sono i pin che sono connessi con i motori servi. Prima di attaccare gli altri, vediamo se funziona ancora con uno, perché secondo me si è... Ok, funziona. Però lui non ritorna nello stato iniziale. No, sì. Ok. Allora, avete qualche domanda, qualche... Ma anche qua allora abbiamo visto tutto il raccoglio. Quale? Il funzionamento di l'interfacciamento... Del Firefly? Ah, e possiamo ripercorrere bene tutti i passaggi, no, ok. Il computer lo vediamo qua, così non salta. No, no, vabbè, guarda, possiamo... No, più che altro un mouse. Ok, come dicevo prima, questo è l'algoritmo del disegno di Grasshopper, e questo è l'algoritmo che gestisce di Firefly. Questi sono tutti i componenti che fanno parte di Firefly. Quindi che succede? Io come prima cosa devo dire a Grasshopper di leggere i dati che escono da Arduino. Quindi devo praticamente connettermi con la porta open port, e quindi vado qui, faccio open close port, ok, e qua inserisco un componente vero o falso. Quindi io clicco un componente booleano, quindi boolean toggle, e lui mi dice, in questo caso è falso, o poi
praticamente nel momento in cui questo componente qua invece mi indica il numero delle porte. Se io ho 3, 2 porte USB, io dico, guarda, mi devi leggere la porta numero 3. E questo la collego qua. E così è stato fatto qui. Ok? Porta numero 3, che se vado su Arduino, la porta numero 3 la leggo qui invece, com 3. E questo crea il link di connessione. Però in questo caso hai messo 3, perché hai messo 3? Ho messo 3 perché Arduino l'ha chiamata 3, okay? Ok? Io ho detto, vabbè, lui la chiama 3, la chiamo pure io 3, ok? Quindi, una volta fatta questa operazione, io ho creato il legame fra i due mondi. Poi ho bisogno di leggere presente questa scheda qua, la scheda di Arduino, e praticamente diventa questa, l'uno read e l'uno write. Se io vado qui e prendo uno read e poi prendo uno write, la differenza fra questi cosi qual è? Prima, in primis, io me le collego al discorso di qua, metto anche qui un valore booleano di vero o falso, poi inserisco questo timer, perché praticamente questo timer, lui ogni millesimo millisecondo aggiorna lo stato di ricezione del sistema, e per tenerlo sempre in continua connessione, e tu puoi gestire questa cosa qua, un secondo, un millisecondo, eccetera. Poi l'uno read mi praticamente su questa questi pin corrispondono ai pin che leggo nella scheda Arduino. Okay? E anche qui si dividono in analogici e digitali. Gli analogici sono quelli che stanno sotto, i digitali sono quelli che stanno sopra. Ok? Allora, al pin, quando è connesso, ora è successo che non funziona più. Ah no, no, siccome non mi leggeva nessun ecco. Quando io aziono questo legame, succede che Firefly legge dei valori che corrispondono ai pin analogici digitali, anche se io non ho inserito nulla, perché Arduino riceve il voltaggio, la corrente dal computer, la distribuisce nei suoi pin, e c'è, non mi ricordo com'è il termine tecnico, tipo corrente latente, non mi ricordo bene come si chiama questo discorso, però c'è della corrente che sta in questi pin. Nel pin specifico 1, questo qui, no, quello è il 2, nel pin 1, questo è l'output analogico del fotosensore. Io ho attaccato il fotosensore nel circuito della breadboard per far sì che riceva la corrente, e poi l'ho collegato al pin 1, che è questo viola qua, è collegato al pin 1, e quindi io qui leggo il valore che, perché se io, guarda, ora stiamo a 306, di come diminuisce, ok, e qua aumenta. Ok, poi che succede? Praticamente, leggendo anche qui, c'è una soglia. Che valori sono? Vi ricordate quel componente che abbiamo visto ieri, dispatch, nelle liste, nella gestione delle liste, il dispatch, che da una lista
mi creava due sottoliste. Ok. Questo dispatch funziona così, nel senso... Cioè, quindi questo può essere o solo completamente aperto, o solo completamente chiuso, perché lui dice che è aperto. Sì. Non c'è una via di mezzo. Lui mi dice, lui, questo discorso qua mi dice, quando il valore di... innanzitutto io, allora, siccome abbiamo detto che Arduino ha un range che va da 0 a 255 come valore, bisogna portare questo valore qua a un ordine di numerico vicino a quello del motore. E quindi uso questa number slider per calibrare, diciamo, questa differenza di range numerico. Quindi se io faccio 204 meno 324 arrivo a 100, diciamo 160, eccetera. Poi lui dice che praticamente qua questo mi trova il numero quando questo valore è if, bravissima, se è maggiore di 164 me lo mandi su questa lista, se è minore di 164 me lo mandi sulla lista A, ok? Quindi quando praticamente questo valore è minore di 164, lui me lo manda in questa lista qua e si apre il motore. Poi viene ancora nuovamente calibrato nel range numerico del motore e poi collega ai motori, al write, cioè quello che recepisce il segnale e lo trasforma in azione. Ok? Sostanzialmente questo è il discorso. Poi questo valore qui che esce da questo valore che esce dal quale ho preso, vabbè, in questo caso il valore che fa nel dispatch, nella sottolista, prendo quello che aziona il movimento e lo prendo e lo collego al mio modello virtuale. Però prima di collegarlo lo rimappo, perché devo trasformare questo range numerico in radianti. Io gioco con i numeri, nel senso, questo è soltanto è lo stesso valore che lo trasformo in normalizzi in radianti quello che finirà tra. Bravissima. E poi lo porto al diciamo alle mie superfici virtuali che sono queste, ok? Quindi a cosa serve, diciamo, Firefly? Mettermi in connessione con Arduino e collegare poi il modello virtuale con quello fisico e viceversa. Basta. Ma proviamo a collegare gli altri motori. Tappatevi le orecchie, che ancora esplode qualcuno. Ho sentito un rumore... Si è interrotta, mi sa... Sì, infatti... Sovraccarica forse. Sì, come si sovraccarica quando metti più...
No, beh. Qui è tutto. Sì, anche perché mi lancio un po' la mente alla fine della nostra posizione, ma questo è più grande. Ah, guarda. È bello questa. Questa cosa è bella. E poi vorrei avere anche il discorso dei collegamenti, quello visivo. Ok, vabbè, fino...